Allora, ciao a tutti, vi presento intanto oggi Poldo, il mio gattino, anzi il mio gattone. Oggi l'ho pesato, pesa più di 5 kg, e grazie per seguirci, per darci ascolto, per guardarci, e continuate a farlo. La nostra soddisfazione è vedere crescere il canale, se possiamo essere d'aiuto, se possiamo essere di supporto a qualcuno. Vuoi andare via? Non ti va di star qua, guardate quanto è lungo, vai! E siamo contenti, insomma, se possiamo dare un contributo a quello che è la voglia di andare per van. Allora, mi era venuta un'idea: andiamo verso l'inverno, forse, perché qui ancora si sta bene, veramente bene, e qui fa ancora caldo, però andremo sicuramente verso il periodo freddo, verso l'inverno, e ho notato che purtroppo questi nostri van sono via dal treppiedi. Guarda questo gatto, scusate, vai, via, su. Il freddo, dicevo, per cui ho notato che questi van, nonostante uno spende 60.000 euro e passa, almeno su questi modelli, almeno su questo modello entry level, poi se parliamo di prodotti da 80.000 euro in su, qualche coibentazione c'è. Quindi dicevo, non c'è coibentazione, sono completamente vuote queste porte qua. Io mi sono munito di, come vedrete dopo, ho comprato delle lastre fonoassorbenti ferrose e di plastica, che si usano per gli impianti stereo solitamente, e li ho applicati intanto ai portelloni posteriori e a questo portellone qui. Dopodiché ho comprato la lana di roccia classica, due fogli di lana di roccia pagati intorno ai 6-7 euro, niente di più, mentre i fonoassorbenti purtroppo costano molto di più. Se li prendi buoni costano sui 35 euro più o meno, non mi ricordo, forse nemmeno un metro quadrato, quasi un metro quadrato. E dovrò fare i conti anche poi con lo stereo, dovrò pagare tutto. Per cui io innanzitutto ho inserito questo pannello fonoassorbente adesivo, bisogna stare attenti che ci si taglia, come vedrete dopo, e poi ho immesso uno strato di plastica, ok, un foglio di plastica classico, di cellophane. Ho inserito questa lana di roccia all'interno del cellophane, praticamente l'ho rivestito in modo tale che specialmente la parte di dietro, i portelloni di dietro, non ci entri l'umidità. E comunque, come potete vedere, intanto qua il suono già è cambiato, ma fantastico è vedere come sia cambiato il suono all'interno, all'esterno di questo. Sentite, prima suonava completamente a vuoto, come vi faccio sentire il portellone davanti, la portiera, questo è completamente vuoto, bisognerà fare anche questo, ma è un po' più complicato. Per cui niente, vediamo, vi faccio vedere cosa ho fatto, facciamo un flashback. Ovviamente questi lavori li ho fatti così, con un po' di tempo, un po' di giorni, con i ritagli di tempo, per cui ve li faccio vedere step by step. Allora, come vi avevo accennato, ho utilizzato questo arnese qui. Ne ho comprati un botto, una marea. Sono usciti tutti da questa scatola qua, dove ci sono anche tantissimi bottoncini in caso di rottura, anche bianchi. Ho smontato questi pannelli molto semplicemente, devo dire, non ho avuto difficoltà anche qui. Adesso do una pulita, mi hanno consigliato di pulire con un panno bagnato, e poi mettiamo questo materiale qui, mettiamo l'STP, che è un materiale che viene utilizzato da chi fa sterei alta definizione, perché è fonoassorbente e aiuta moltissimo per il discorso calore, è anche molto coibentante, è un ottimo coibentante, e ovviamente poi ci mettiamo sopra anche la lana di roccia. Quindi ora
pulisco un attimino il van all'interno, in questo vano, in quest'area, e poi procedo con la fissione di questo adesivo. Questo è l'adesivo, una lastra adesiva un po' complicata a mettere, ma ce la farò, vedete, ce la metteremo, e poi procediamo con la lana di roccia. Ora mi preparo un po' di lavoro, prendo i pannelli e ce li andiamo a mettere in garage, dove domani a fine settimana, tempo permettendo, riusciamo a fare il nostro lavoro. E che dire, la coibentazione io credo che sia fondamentale. E purtroppo sono completamente vuoti questi van, a meno che non si parla di prodotti probabilmente migliori del mio, che costano 15-20 mila euro di più di questo, quindi sugli 80.000 euro. Certo, io per un furgone 80.000 euro non ce li spenderei, prenderei un monolocale in qualche località di mare. E completamente vuoti, vedete? Non c'è nulla. Io dico, ma case male, mi rivolgo alle case madri, alle case costruttrici, perché non spendi 60.000 euro, 61.000 euro? Per quale motivo non devi mettere un pochino di lana di roccia? Qui è ferma. Cioè, d'inverno è... Hai voglia di tenere truma, backup, truma diesel, truma gas, web basto e cine basto? Cioè, non bastano. In realtà non bastano. Quindi vabbè, facciamolo noi questo lavoretto, tanto ho tanto tempo a disposizione. Non ho tempo nemmeno per lavorare, figuriamoci te, per fare questo. Però lo faccio con piacere. Ci rimettiamo in gioco, ragaz. E se trovassi qualcuno che mi aiutasse a fare le riprese, perché chiaramente non sono un vlogger, vorrei provare a diventarlo, vedremo. Comunque aiutateci, sosteneteci con un click, con un like. Cesare me l'aveva detto, stai attento perché ti tagli, perché gli angoli sono ferrosi fondamentalmente di questo materiale qua. Quindi io sono andato tranquillo e mi sono tagliato, e vabbè, no problem, continuiamo a lavorare. Ero andato lì su, lì dentro, e mi sono tagliato, ma no problem, avanti. Grande Cesare Dio Due Figli mi ha dato questo, poi vi faccio vedere a cosa serve. Serve a questo, mi ha detto di stenderlo bene e di farlo aderire con questo qua. Questo è il pannello fonoassorbente che intanto stiamo posizionando, ok? Sopra ci andrà la lana di roccia. Dobbiamo fare più pezzettini possibili e cercare di riempire il tutto senza sprecarlo, perché ragazzi costa un occhio della testa. Continuiamo. Ora vi volevo far sentire una differenza, guardate qui. Qui ho messo solo due strisce di pannelli, che però vanno anche fino dentro, fino su. Poi penseremo anche ai vari buchi, dobbiamo tappezzare tutto. Qui ancora non metto nulla. Sentite come suona, eh? Sentite attentamente. Completamente a vuoto. Solamente con questi pannelli, sentite qua. Già come cambia la battuta. Bene, continuiamo. Non so, probabilmente non mi basta questo pannello, 35 euro l'uno, dovrò comprarne un altro.
Bene, continuo a lavorare. Ciao. Allora, ecco qui come è venuto il lavoro. Ricordo che non sono un professionista, eh. Quindi questa dentro è la lana di roccia, qui fuori c'è il cellophane e c'è anche ovviamente a parte dentro, quindi a contatto proprio con la parete. Dentro c'è la lana di roccia e questa plastica me l'è stata consigliata in quanto può ridurre sicuramente quelle che sono l'umidità e il rientro, qualche gocciolina d'acqua, eccetera. Quindi per evitare che si fradici il materiale. Comunque si può sempre modificare e cambiare. Sono molto soddisfatto del lavoro fatto con pochi euro, come ho detto prima, però forse la lastra che ho messo prima è un po' costosa. Questi sono i gancettini che si tolgono molto molto facilmente, come vedete, e poi ho comprato questo kit che serve proprio per toglierle agevolmente. Quindi ora rimonto il tutto e poi non resta che rimettere il pannello, eccolo qua, stessa cosa ho fatto su quest'altro, e provarlo adesso che farà un pochino più freddo. Ciao a tutti!